Cari amici, questo video è tratto da una conferenza tenuta alla Camera dei Deputati ed organizzata da Moneta Positiva e quindi ripresa in video da Bioblu. Come sempre trovate il link al video originale nella descrizione di questo video. A questa conferenza hanno partecipato tra gli altri anche Galloni, Rinaldi e Conditi e ho deciso di riprendere i temi trattati in questa conferenza perché si esprimono dei concetti molto interessanti, poco noti e soprattutto di estrema attualità. Tutti noi nasciamo sovrani. Chiunque nasca su questo pianeta è sovrano della sua vita e del territorio della terra dove nasce. Però tra economia, società e moneta c'è un legame stretto molto stretto è stretto al tal punto che a seconda della moneta che decidiamo di utilizzare cambia sia il modello economico che il modello di società che vogliamo sviluppare se vogliamo una società positiva è ovvio che dobbiamo usare una moneta positiva cioè una moneta che non genera debito, una moneta quindi di proprietà dei cittadini e libera dal debito. E utilizzando questa moneta di conseguenza l'economia sarà basata sul sociale, sulla cooperazione e sui beni reali, cioè sull'economia reale che è quella che genera il benessere per tutti. E di conseguenza la società dovrà essere fondata, basata sull'etica, sui valori e sui bisogni degli esseri umani. Oggi invece viviamo in una società che è negativa perché la moneta è privata, viene creata con i prestiti ed è scarsa, quindi non è sufficiente a generare benessere per tutti. Conseguentemente l'economia è competitiva, predatoria e finanziaria, cioè basata sull'economia finanziaria in cui l'economia reale purtroppo viene fagocitata e finanziarizzata. Di conseguenza si sviluppa un modello di società Materialista, diseguale ed ingiusta. Una società positiva produce democrazia, mentre nella situazione attuale non si può certo parlare di democrazia, parlare di democrazia è un eufemismo. Infatti, chi comanda? Comandano lo spread e i mercati. Sembra l'unico problema di questo pianeta siano lo spread e i mercati mentre la nostra vita quotidiana il nostro benessere non conta nulla in questo video cercheremo di capire se abbiamo ancora la nostra sovranità soprattutto quella monetaria e se possiamo effettivamente creare delle monete positive, una moneta positiva senza infrangere le regole dell'Unione Europea. Partiamo dalla Costituzione. Gli elementi costitutivi di uno Stato sono la popolazione, il territorio e appunto la sovranità, perché ovviamente senza sovranità non ci può essere democrazia. Leggiamo allora insieme l'articolo 1 della nostra Costituzione. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. E su questo punto c'è una gran confusione, anche perché a molti piace farci credere che in realtà una volta che noi siamo entrati nel, nell'Unione Europea, che abbiamo accettato l'euro, abbiamo perso completamente la nostra sovranità. Però le cose non stanno affatto così. La verità è scritta in una sentenza della Corte Costituzionale, la numero 6 del 2012. Le norme dell'Unione Europea vincolano in vario modo il legislatore interno, con il solo limite dell'intangibilità dei principi fondamentali, articoli 1.12, dell'ordinamento costituzionale. Questo significa che le norme dell'Unione Europea e i trattati non possono nemmeno sfiorare questi articoli, quindi a maggior ragione non possono certo modificare, superare... Né tantomeno subordinare gli articoli dall'1 al 12 della nostra Costituzione a nessuna regola o trattato europeo e di conseguenza la sovranità appartiene ancora a noi. E quindi, che cosa è successo una volta che l'Italia è entrata nell'Unione Europea? Abbiamo perso le sovranità dell'economia? Beh, eh, pensiamo quali sono le due sovranità fondamentali dell'economia. La sovranità monetaria e la sovranità fiscale e se la Costituzione, dal momento che la Costituzione dice che la sovranità appartiene al popolo, bene, allora la sovranità monetaria e la sovranità fiscale appartengono al popolo. Poi lo Stato ha a disposizione degli strumenti di politica economica che gli consentono di attuare la Costituzione. E all'interno di questi strumenti di politica economica ce ne sono due che sono davvero fondamentali e sono la politica fiscale e la politica monetaria. E quindi noi quando siamo entrati nell'Unione Europea, che cosa abbiamo perso? Che cosa abbiamo ceduto? Come vediamo da questo schema, lo Stato è costituito da popolo, territorio più sovranità, sovranità monetaria e fiscale. Gli strumenti di politica economica sono le politiche monetarie che abbiamo ceduto alla BCE secondo l'articolo 3 del TFUE, e le politiche fiscali che appartengono tutt'oggi allo Stato. Le politiche monetarie sono semplicemente la gestione della quantità di moneta che c'è in circolazione attraverso i tassi di interesse, il quantitative easing, attraverso i prestiti alle banche e via dicendo. Il trasferimento di questa specifica funzione è definito nell'articolo 3 del TFUE cioè il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dove però è anche scritto chiaramente che le politiche fiscali e le politiche economiche sono ancora di competenza dello Stato. Inoltre l'articolo 4 del TUE, cioè il trattato dell'Unione Europea, dice chiaramente che ciò che non è esplicitamente, espressamente scritto, è di competenza degli Stati. E dal momento che la sovranità monetaria non compare in nessun trattato, non compare mai, non è mai scritta in nessun trattato, bene, allora, questa è la dimostrazione lampante che la sovranità monetaria appartiene ancora allo Stato. Fondamentale poi, da un punto di vista economico, è l'articolo 3 della nostra Costituzione è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Questo articolo in realtà dice che l'obiettivo dello Stato deve essere la piena occupazione. E questo perché? Beh, perché un individuo come fa a raggiungere il pieno sviluppo della sua persona se non ha la possibilità di lavorare, di mantenersi, di mantenere se stesso e la sua famiglia. E quindi, di conseguenza, l'articolo 3 della nostra Costituzione certifica, sancisce... Che l'obiettivo dello Stato dovrebbe essere la piena occupazione. E invece sui Trattati europei. Che cosa c'è scritto? Leggiamo insieme l'articolo 3,3 del Trattato dell'Unione Europea, che definisce proprio gli obiettivi dell'Unione Europea. L'Unione instaura un mercato interno si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa basato su crescita economica equilibrata e stabilità dei prezzi. Economia sociale di mercato fortemente competitiva che mira a piena occupazione e progresso sociale. Promuove il progresso scientifico e tecnologico, la coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri. Questi dunque sono gli obiettivi per cui abbiamo firmato il Trattato dell'Unione Europea, il TUE. E ora io vi faccio una domanda. Ma secondo voi l'Unione Europea ha mai perseguito questi obiettivi? Certo che no, eppure nessuno ha mai fiatato, nessun Presidente della Repubblica, nessun Presidente del Consiglio, nessun Ministro. L'unico è stato recentemente l'ex Ministro delle Politiche Europee, Paolo Savona, che ha mandato una lettera all'Unione Europea dove specifica chiaramente che... Se in un contratto ci sono degli obiettivi e io non ho gli strumenti per raggiungere questi obiettivi, il contratto è nullo. Quindi noi abbiamo ancora la nostra sovranità per poter realizzare la piena occupazione. Eh, però c'è un problema, e non c'è il lavoro. Tutti quanti dicono che non c'è lavoro. Ma fermiamoci un attimo e ragioniamo insieme. Che cosa ci manca? Abbiamo la manodopera, i tecnici, abbiamo i mezzi, abbiamo i materiali. Abbiamo il know-how, la professionalità e quindi che cosa ci manca per avere, per avere il lavoro? Quante volte hai sentito dire che non ci sono i soldi per le scuole, gli ospedali, le infrastrutture, per diminuire la tassazione, valorizzare il patrimonio artistico e culturale? Ti sei mai chiesto se sia davvero così, se questa scarsità sia un fatto davvero ineluttabile? Lascio rispondere direttamente a Mario Draghi. I'm wondering, can the ECB ever run out of money? Well, <laughs> technically, no. Uh, we are, we we, don't, uh, we we don't, we cannot run out of money. Um, so we we have ample resources for coping with uh, with all um, with all our emergencies. <laughs> So, penso che questa sia la risposta che posso darvi. Incredibile, vero? Questo giornalista ha fatto la domanda più semplice del mondo. La domanda che farebbe un bambino. E proprio per questo Draghi non poteva aspettarsela, anzi, non se l'aspettava proprio. Forse si aspettava una domanda sullo spread, sui mercati, sui tassi di interesse. E invece, proprio perché questo giornalista gli ha chiesto, ma i soldi possono finire? E lui non se l'aspettava, Draghi non se l'aspettava, si, si vede chiaramente che è in imbarazzo, no? non sa cosa dire, cerca le parole. Però a un certo punto, alla fine, qualcosa lo dice. Quando dice che tecnicamente i soldi non possono finire, Draghi fa un errore, perché in realtà i soldi si creano. Quindi la risposta corretta sarebbe stata posso creare tutti i soldi che voglio. Poi Draghi dice, abbiamo ampie risorse per far fronte a tutte le nostre emergenze. Ma uh, le, tutte le emergenze di chi? No, perché scusatemi, io, io non ho mai sentito Draghi dire dopo un terremoto non vi preoccupate, ci pensa la BCE, oppure durante una crisi dire ci pensa la Banca Centrale Europea. Voi l'avete mai sentito dire qualcosa di questo tipo? E eh, ma allora quali sarebbero tutte le nostre emergenze per Mario Draghi? Beh, ovviamente quelle, le, le sue di esigenze, le sue e dell'oligarchia finanziaria speculativa sono le emergenze per questi signori. Cosa sono? Le banche e i mercati finanziari. E non certo la piena occupazione né tantomeno il benessere dei cittadini. Ma per capire meglio leggiamo insieme l'articolo 127 del TFUE che parla appunto degli obiettivi dell'Unione Europea e della Banca Centrale Europea. Raggiungere l'obiettivo principale della stabilità dei prezzi con inflazione vicino al 2%. Fatto salvo questo obiettivo, il sistema europeo delle banche centrali sostiene le politiche economiche per contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione, definiti nell'articolo 3 del TUE. Secondo quello che ci racconta Mario Draghi, l'obiettivo sarebbe quello della stabilità dei prezzi e quindi di raggiungere un'inflazione al 2%. Ora, a parte il fatto che l'inflazione al 2% non l'hanno raggiunta, e qui Draghi si dimentica tutta la seconda parte di questo articolo, dove c'è scritto esplicitamente che la Banca Centrale Europea deve sostenere le politiche economiche per contribuire alla realizzazione degli obiettivi contenuti nel punto 3 del TUE che abbiamo appena letto. Abbiamo letto prima tra i quali obiettivi c'è, vi ricordo proprio, la piena occupazione, la piena occupazione, la crescita economica equilibrata e il progresso sociale. Questi sono tutti obiettivi a cui Mario Draghi dovrebbe secondo le regole europee, secondo i trattati, Mario Draghi dovrebbe rispondere a tutte queste cose, ma in realtà Mario Draghi di ciò non ha, mai, non ha mai dato conto, non ha mai dovuto rispondere. E allora io vi domando: ma secondo voi chi è che non rispetta le regole e i trattati europei? L'Italia oppure l'Unione Europea e la Banca Centrale Europea? Oggi noi è come se fossimo un po' come. Nella caverna di Platone, il mito della caverna di Platone trasposto ai giorni nostri, quindi un po' ammodernato. È come se noi fossimo nel fondo di una caverna costretti a guardare uno schermo. Eh, non possiamo vedere nient'altro, guardare nient'altro che questo schermo che ci proietta continuamente le notizie dei telegiornali, le notizie dei quotidiani, insomma le notizie che però ci raccontano sempre la stessa storia. E questo come mai? Perché eh, a controllare dietro questi mezzi di informazione. Ci sono le stesse persone che controllano il denaro. Ma torniamo ai nostri giorni. Nino Galloni afferma che non si possono affrontare i carri armati con l'arco e le frecce. Praticamente l'Italia, con una freccetta del 2,4%, pretende di andare contro il carro armato della Commissione europea, Banca centrale europea e mercati finanziari che hanno a disposizione... Il cannone dello spread. Ora è ovvio che con una freccetta del 2,4, anzi nemmeno del 2,4, perché questo è un video vecchio. Poi, come sappiamo, il governo italiano ha chiesto umilmente di poter fare un 2,04%. E quindi con una freccetta del 2,04% non si può certo combattere il carro armato dello spread. Ci vorrebbe almeno un bazooka, come dice Galloni. Ci vorrebbe la sovranità monetaria. Moneta positiva propone per esempio una moneta come questa, emessa dallo Stato italiano per amatrice, con un valore di 5 euro e la scritta Repubblica italiana. Uno Stato può fare una moneta come questa all'interno del suo territorio che ha valore a corso legale. Ma quali altri strumenti ha a disposizione lo Stato? Solo gli Stati hanno il potere di emettere strumenti monetari e fiscali che abbiano però valita solo sul proprio territorio e non siano banconote. Monete metalliche a corso legale anche superiori a 2 euro, come fanno ad esempio Germania e Finlandia, e anche noi con la moneta da 5 euro su Amatrice. Biglietti di Stato a corso legale di qualunque cifra, che è l'equivalente cartaceo delle monete metalliche. Moneta elettronica come fanno Germania e Francia con le loro banche pubbliche o creata direttamente utilizzando l'articolo 114 bis del testo unico bancario. Moneta fiscale, cioè strumenti alternativi validi che hanno valenza fiscale ad accettazione volontaria. Quindi se uno Stato può fare monete da 5 euro sul suo territorio, monete badate bene a corso legale, beh allora se può fare questo è evidente che... Forse non abbiamo ceduto tutta la nostra sovranità e a tale proposito va ricordato. Le monete metalliche sono create dallo Stato e immesse nell'economia attraverso la spesa pubblica, quindi non richiedono l'emissione di titoli di Stato né il pagamento continuo di interessi. Invece le banconote e la moneta elettronica bancaria vengono immesse nell'economia dal sistema bancario solo attraverso i prestiti, quindi generano un debito matematicamente inestinguibile che cresce in modo esponenziale. Quindi a questo punto la domanda da un milione di dollari, che cosa serve per far ripartire l'economia in appena 100 giorni? Bisogna riprendere il controllo del sistema bancario, della creazione della moneta, del debito pubblico, riprendere il controllo della Banca d'Italia rendendola interamente pubblica. Dopo aver fatto questo, dopo aver fatto tutto questo e solo allora, beh, allora ci potremo sedere proprio tranquillamente e discutere con l'Unione Europea. E perché ricostituire le banche pubbliche? Perché... Oggi attualmente la BCE crea le banconote, ma le presta esclusivamente alle banche che poi a loro volta praticamente li prestano agli stati, che però in questo modo si indebitano. Pensate che il debito pubblico italiano genera ogni anno circa 200 miliardi di euro di interessi, circa il 12% del PIL, mentre invece se come avviene in Germania il 50% delle banche fossero pubbliche, allora almeno una parte di quegli interessi finirebbero allo Stato, che così potrebbe poi reinvestirli nell'economia reale. Inoltre, le banche pubbliche avrebbero accesso agli stessi finanziamenti che vengono forniti attualmente dalla BCE, che arrivano anche a tassi negativi dello 0,4%, e quindi permettono di finanziare gli investimenti per l'economia reale a tassi molto agevolati. Con questi prestiti forniti a tassi negativi è anche possibile acquistare titoli di Stato in modo da fare sostanzialmente da prestatore di ultima istanza. E risparmiare sul pagamento degli interessi. E infine, per chiarire ogni minimo dubbio, anche la Banca d'Italia conferma che la sovranità monetaria appartiene a noi e lo fa nella pagina ufficiale dedicata al signoraggio. Oggi il signoraggio viene percepito in prima battuta dalle banche centrali, le quali tuttavia lo riversano poi agli stati, titolari ultimi della sovranità monetaria. Quindi, oggi, nonostante l'euro. La sovranità monetaria appartiene agli Stati. E questo anche grazie a Mario Borghezio che nel 2011 inviò una richiesta scritta ufficiale chiedendo alla Commissione europea di chi fosse la proprietà dell'euro. E in questo modo la Commissione europea fu costretta a rispondere per iscritto e quello che la Commissione europea scrisse fa giurisprudenza. Come vediamo da questo schema, le monete metalliche sono di proprietà degli Stati che hanno diritto a percepire il relativo signoraggio e il reddito derivante dall'emissione monetaria. Sulle banconote ha detto che la proprietà delle banconote e il signoraggio appartiene al sistema bancario europeo e quindi alla Banca Centrale Europea e alle varie banche centrali nazionali. Ma se andiamo a vedere nei bilanci della BCE e delle varie banche centrali nazionali, in realtà alla fine il signoraggio viene girato agli stati. E questo perché i proprietari della sovranità monetaria siamo noi cittadini e di conseguenza lo Stato che ci rappresenta. Il problema però è che le banconote e le monete rappresentano appena il 7% della moneta che utilizziamo, mentre. Il restante 93% appartiene al sistema bancario privato e quindi a questo spettano sia gli interessi che il signoraggio su questo 93%. Approfondiremo questo ed altri aspetti nel corso dei prossimi video. Un saluto dal vostro Matteo Di Micheli e vi ricordo che questo canale si sostiene solo grazie alle vostre donazioni. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo servizio!